Oggi ragazzi è un giorno triste. Infatti, lo vedete, sta diluviando. Ormai non c'è più niente da fare. Purtroppo la mia bici preferita, la mia bellissima Ruth Miller, la bici che ho sempre sognato, la bici migliore che ho avuto, ragazzi, è giunto il momento di cambiarla, purtroppo. È stata la bici migliore che ho avuto. È sempre un dispiacere. No, a parte gli scherzi, ragazzi, è giunto il momento di cambiare la Ruth Miller. L'ho portata al park perché voglio omaggiarla in quest'ultimo giorno, tirandola a lucido, perfetta come non è mai stata. E poi ci saluteremo per l'ultima volta. La bici è veramente sporchissima. E infatti ho qui super cleaner di Sprite, ragazzi. La catena, che è fondamentale. La figata di tutti i prodotti Sprite, ragazzi, al di là del fatto che la bici mi è venuta pulita senza usare nessuna spazzola, tutti i prodotti che fanno sono biodegradabili, quindi se per caso vi cade per terra una goccia di lubrificante di qualsiasi prodotto fanno, non avrà nessun impatto sull'ambiente. Ah giusto, è un'azienda nuova italiana, direi che si meritano di essere seguiti e provati, ragazzi. In descrizione vi lascio tutti i link, supportiamoli che fanno veramente dei bei prodotti. Vi svelo a fine video a chi andrà questa Ruth Miller, va bene? Ragazzi, benvenuti in questo video. La tristissima intro. Ho dato via la Ruth Miller proprio perché dietro c'è già una nuova dentro la scatola. Ma il bello del video è che la bici non la montiamo noi. Io sono vestito di bianco oggi e abbiamo tutto l'occorrente, che la facciamo montare a chi passa. Da che cosa è nata l'idea di questo video, ragazzi? Come sapete, io odio montare le bici, ragazzi. Un giorno ero lì nel mio box buio e cercavo di montare la bici, come al solito ero lì che bestemmiavo in tutte le lingue perché non mi veniva le cose. Ho detto: ma io sono un faraone o non sono un faraone? Idea geniale, la faccio montare agli altri. Praticamente come funziona? Noi fermiamo le persone, posso parlare, posso dirgli: guarda, svita qui, metti lì, ok. Ma non devo sporcarti le mani, ragazzi. No, faraonico. Ricompensa tutto ciò. Snacchettino di The Protein Works, ragazzi, a scelta. Secondo te il counter no? Quante volte diranno no? Dai, una. No, secondo me tipo, è tipo stima. Presente quando sei in giro ti danno il volantino così. Sì, che dici, no, 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 vai via. Sì, così. Sì, dopo. 12 seconds later. Ciao, scusa, posso chiederti una cosa? No, un'altra volta. Il primo counter di no. Ce l'abbiamo preso. Allora, l'obiettivo della giornata è riuscire a fermare uno che corre, perché quelli che corrono di solito sono incazzati neri. Quindi scusi, stiamo solo cercando di capire se le persone sanno montare le biciclette. Un pezzo. Io vi dico cosa fare. C'abbiamo i guanti, c'abbiamo tutto. No, ma non ce l'ho la bicicletta. Ciao ragazzi, stiamo solo cercando di capire se la gente sa montare le mountain bike. Vi dico io cosa dovete fare, un pezzo solo, e in cambio vi diamo una barretta proteica. Dai. Un pezzo. Ti do i guanti così non ti sporchi. Scegli tu un pezzo. Quello più facile? Allora, potrei dire il sellino. La sella? Rugola dentro qua. Ok. Ok, svita anche un po' quella di qua. Guardalo, guarda che ce l'abbiamo. Sì. La stessa cosa devi fare. Voilà. Perfetta. Pronta. Piccolo applausino, foto. Se vuoi, puoi scegliere una di tutti questi snack. Quelli al caffè. Ottimo. Bravi ragazzi. Grazie ragazzi. Grazie, grazie a voi. Bella. Posso chiederti una cosa? Sei un ciclista come noi, stiamo facendo un video dove vediamo se la gente sa montare le mountain bike. Oh figa. Scegli un pezzo. Cioè il manubrio, cosa c'è? Le ruote? Però prima del manubrio è un pezzo grosso. L'ammortizzatore. Esatto. Va bene, dai. Facciamo la forcella? Sì. Semplicemente, proprio facile facile. Sì. Devi solo infilarla. Perfetto, montata. Oh, ma... fatto. Allora, ti piace il caramello, il gusto mousse? Sì, caramello mousse. Questo. La proverò questa, dai. È il mio preferito, giuro, quello. Ok, grazie. È stato un piacere. Ma la rosa è solo su internet, è vero? Solo su internet la rosa, sì. Sì, sì, sì. E ci sono quelli che non si fermano, che esatto, esatto. Sembra che devono fare la scalata. Scusa, posso chiederti una cosa? Stiamo facendo un video, stiamo cercando di far montare i pezzi delle bici alla gente. Sto andando. Scusa, scusa. In realtà mi ha detto mezzogiorno e mezzo, pronta la pasta a casa.
Ciao, scusa. Posso chiederti una cosa? Sto correndo. Ok, scusa, niente. Cosa sta correndo? Se lo disturbi, sì. Quale legge non scritta? Esatto, qual è la legge non scritta? Perché il runner non si ferma? Cioè, perché? Perché un imbici si può fermare e il runner non si può fermare? Me lo spiegate? Spiegatemelo! Spiegatemi. Grazie! Scusa, posso chiederti una cosa? Davanti, niente. Niente, sbagliamo. Scusa, volevo. Posso chiederti una cosa? Cerchiamo di capire se la gente sa montare le bici. Quando torno ti va, perché adesso devo andare lì. Okay. Va bene, tornando. Non cambiare strada però, allora. Sei consapevole che non la credevo mai più, giusto? Ciao, stiamo cercando di capire se le persone sanno montare le mountain bike. Se io le faccio montare un pezzo solo. Come meccanica? Sì, sì, meccanica, un pezzo. Prendiamo un pezzo, lo montiamo, ma velocissimo, ci si mette un minuto, due minuti. Guardi la bici come è messa adesso. Cosa monterebbe? Un manubrio. Manubrio, ok. Prima del manubrio, però in realtà bisogna mettere l'attacco del manubrio, glielo dico io. Qual è, secondo lei, l'attacco del manubrio? Potrebbe essere questo. Quello lì c'entra? Oh, ha preso in mano la scatola giusta, eh? Io sono ingegnere, quindi... Ah, allora, ah. Perfetto. Deve prendere prima la brugola, questa qui del 5. Quella lì, esatto. Perfetto, le sviti un pelino. Adesso va messo ovviamente con questo. No, 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 questo. Esatto, sì. Bravo, per così. Ok, basta, questo è stato montato, un pezzo. No, no, ma c'avevo la mascherina. Ah, è volata via. Aspetta, aspetta, è volata via di là. È volata via di là. Poi prendiamo così. It's been a long day. È andato. La madonna, dove gli ho volato? È un aquilone, non era una mascherina. Ah, ma veramente? Come ho fatto a vederla? Sei un falco. C'era veramente la mascherina. Un falco. Io andavo sulle moto da enduro, quindi queste robe qui. Ah, ok, facili, esatto. Ormai, avendo 84 anni. Va bene. Ce l'hai cavata egregiamente. Grazie, buona giornata. Ragazzi, stiamo facendo un video dove stiamo cercando di capire se la gente sa montare le bici. Vi diamo un pezzo a montare. Però un pezzo. Fa lei. Dai, fai te. Dai, ma è facilissimo. Cosa monteresti? Manubrio. Perfetto, però così non ci passa. Devo allargare. Esatto. Però lei mi sembra un po' distante. Dobbiamo farlo assieme. Bisogna, mi spiace. Devi solo svitarle un po' senza toglierle. Tutte e quattro sono, ce ne sono due anche sotto. Ok, dovrebbe bastare, prova a infilarlo. Mi sa che devi svitarle ancora un po'. Vedi, questa è complicità. Questa, bravi, vedi. Ragazzi, bravi. Tienilo più o meno in centro, vedi che c'è una linea. Guarda già, rispetto a quando ho preso in mano prima la bruga, adesso c'è manualità. Meglio di te, Albi. Sì, infatti. Montato. Pezzo montato, vedi, era semplice. Vai. Perfetto. Va bene. Grazie. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo a un buon punto adesso. Il problema vero sarà quando una persona sceglierà di montare il copertone sulla ruota. Siamo qui un'ora. Stiamo facendo un video dove alle persone normali stiamo cercando di far montare un pezzo della bici. In ricompensa ti diamo uno snack. Ok. Che cosa monteresti? Le ruote. Ne hai due. Ne monti solo una, così un'altra la facciamo montare a qualcun altro. Fortunatamente c'è il copertone montato, ma bisogna faticare. Ti facciamo faticare per noi. Va tolto il perno. Fatto. Vai, prendi pure. Sì. Alla prossima. Sì, grazie. Abbiamo spoilerato così delle Industry 9 nuove, ragazzi, come potete vedere. Ehi. Oh, ehi. Come al solito, ruota Industry 9 e come potete sentire il rumore. È il classico del mozzo Hydra di Industry 9. Anche a sto giro sobri con le ruote. Sì. Cioè è il bello di Industry 9, ragazzi, che potete configurare le vostre ruote raggio per raggio, cioè scegliere proprio il colore raggio per raggio. Sul loro sito c'è appunto il configuratore, ragazzi, che è stratosferico. Ogni volta quando mi dicono Toto ordina la bici nuova, sito Industry 9, vado sul sito configuratore e sto lì ora a cercare combinazioni perfette. E in questo caso sono arrivato a questa soluzione. In descrizione c'è il link per provare a configurare le vostre ruote. Industry 9 è talmente gentile, mi ha detto che quest'anno, ragazzi, probabilmente facciamo un giveaway con... Vi ho già detto troppo, basta. Scusa, posso chiederti una cosa? Non so. Ok, scusa. La leggenda. Infatti vedi, tutti si mettono a correre, guarda. Anche chi non deve correre passa qua di fianco e comincia a correre. Posso disturbarti un secondo? Stiamo facendo un video dove cerchiamo di far montare dei pezzi della bici alle persone. No. Ringrazio, buon lavoro. Buon lavoro anche a te. Buon lavoro. Posso chiederti una cosa? No, grazie, non ho tempo. Cercando di montare la bici. Allora, stiamo facendo montare alle persone che passano dei pezzi di bici. Non sono esperto. Allora io sono. Ma
Vado io? Un pezzo, vai, come vedete, sì, dico, mancano questi pezzi a essere montati. Indizio, il più piccolo e più facile. Ok, okay, perfetto. Il freno, sì, il cambio. Esatto, esatto, esatto. Sembra un chiodo. Secondo te dove va messo? C'è già, ma è da sostituire. C'è... questo qui va di qua. Perfetto, vai, fallo andare su. Dai, prova a guardare. Dico qua? No? Vuoi montare anche le manopole, già che ci siamo? Brava, proprio quello. Qua? È col tappo. Viene sostituito. Manopole messe, va, hai bene, fatto il lavoro perfetto. Grazie. Niente, grazie, ciao, a voi per l'aiuto. Sì. Arrivederla. Stiamo facendo un video dove la gente ha montato praticamente tutta la bici. Sì, okay. Volete montare un pezzo? Proviamoci. Ok. Oh, è bello, pure positivo, grazie, finalmente. Esatto. I pedali saranno questi. Esatto, vai, fatene una testa. Quindi quella che c'è in mano lui. Ah, okay. Vai, continua. Ciao. Ti seguo su YouTube, ti ho riconosciuto, sì, sono passato 30 secondi fa. Però, ha detto che vuole essere la prossima cavia. Perfetto, va bene. Ah, con questo ero già arrivato fino in fondo. Sì, basta. Sì. Okay. Se li avete un attimo giusto stretti, a posto. Dai, prendiamo questa qua. Va bene. Grazie, ragazzi. Grazie. Ciao. I due ragazzi hanno montato i pedali. Però nel frattempo si è palesato. Qual è il miglior modo di apparire? È il primo oggi che si ferma di suo spontaneo. Cosa manca? Beh, la ruota. Ok. Ma sarai così sfigato che la ruota è proprio da montare il copertone. Ok. Apri la camera d'aria. No, ha detto che l'ha già anche fatto, quindi in realtà... Però ti dico, vedi che è diversa, è strana, sì, la camera d'aria, sì, aprila pure. La camera d'aria è un nuovo modello che ha fatto quest'anno Schwalbe, sì, perché in realtà il materiale non è gomma, serve per poter tenere pressioni molto basse, okay, quindi tipo un bar, sì, senza che si buchi, sono più resistenti al normale. Sì. Ovvio il prezzo è più alto, certo. Io le uso proprio perché sono leggerissime, sì, non pesa niente. Si sente. Ma questa qua pesa 87 grammi, sta camera d'aria qua. Cosa si fa? Primo passaggio. Beh, allora io prima faccio passare il copertone nel sulla ruota. Esatto, bravo, una spalla. Tutto intero. Eccola lì. Tu mi insulterete di brutto. No. Leve proprio di ferraccio potente. Sì, no. Oh, l'hai completata. Prego. Posso provarla? Vada. Bruno. Sembra quasi che ce l'avevo già questa bici. Bici funzionante. Ragazzi, non sembrava vero, ma io questa volta non ho montato la bici. Grande faraone. Non mi sono sporcato le mani. Pulite, per modo di dire. In un prossimo video, ragazzi, andremo a testarla per bene. E adesso, ragazzi, vi lascio a un birrollino per farvi vedere un po' i dettagli della bici. Non voglio dargliela. Non te la do. No, non te la meriti? Fanne buon uso, ragazzo. Posso fare un piccolo ADV?